Ciao, bentrovati al primo appuntamento Pulizie Autunnali. L'estate è trascorsa? Eh sì, ora cerchiamo di affrontare questa stagione rendendo la casa pronta all'uso. Ormai le porte e le finestre non saranno più spalancate come si usa in estate, quindi mettiamoci al lavoro per rendere la nostra casa calda ed accogliente, ma anche in previsione dell'imminente inverno. Prima di entrare nel dettaglio, vorrei specificare che se aggiungiamo queste lavorazioni extra, avremo sicuramente più respiro e libertà nell'affrontare il tram tram quotidiano, che è fatto di impegni familiari, personali. Insomma, cosa dire quando parliamo di impegni familiari? Già è dire tantissimo, come ben sapete. Approfittiamo di queste tiepide giornate per spolverare e rinfrescare partendo dai tendaggi. Di seguito, molto importante, spolverare le pareti per poi passare ai mobili più alti e meno accessibili. Il mio schema di pulizia extra chiaramente andrà diluito nei giorni e nel tempo possibile che riusciremo a ritagliarci. Allora, tendaggi, muri, mobili, ora passiamo ai lampadari e elementi di riscaldamento, come possono essere termosifoni e condizionatori. Fase conclusiva di questi lavori extra saranno gli infissi. Infissi, finestre, portelloni, porte e via dicendo. Approfitto per aprire una parentesi per quanto riguarda le attrezzature che utilizziamo per pulire e per avere una maggiore sicurezza per noi stesse. Guanti antiscivolo proteggeranno le nostre mani e avremo anche un'ottima presa. E quando utilizziamo una scala per arrivare nei punti più inaccessibili, che sia una scala veramente di sicurezza. Per quanto riguarda l'aspirapolvere, che sia più leggero e pratico possibile, ma che abbia un ottimo filtro, altrimenti ci ritroveremo acari e polvere spostati semplicemente da una parte all'altra. Per quanto riguarda il vestiario, insomma, evitiamo di indossare bijou, raccogliamo i capelli e per quanto riguarda le scarpe, che siano chiuse, comode e antiscivolo. La prima parte delle mie pulizie autunnali termina qui. Ciao, a presto. Grazie.